sono sentito fino a pochi minuti fa, con, proprio anche mentre ero arrivato qua sotto, con il direttore della Protezione Civile Regionale La Pietra. Noi avevamo lanciato l'allerta arancione, già si sapeva che quindi avremmo avuto questi fenomeni. È ovvio che noi scontiamo anni di abbandono, quindi c'è la questione delle manutenzioni, la questione ovviamente della preparazione delle nostre comunità è fondamentale, e quindi insomma ogni volta siamo col fiato sospeso, perché sappiamo sotto il profilo idrogeologico quanto ci sia ancora da fare. Noi abbiamo stanziato milioni di euro in questi giorni, altri fondi che vengono dall'Unione Europea, fondi europei, del FESR, proprio per il lavoro che c'è da fare in ambito idrogeologico. Comunque non le segnalano nulla? No, in questo momento non mi hanno segnalato nulla di particolare.